il benvenuto a Gianluca Lobefolo, CEO QW Capital. Buongiorno, ben ritrovato sulle fonti e buon anno. Buongiorno, buon anno a tutti voi. Allora, partiamo dall'inflazione che abbiamo visto qualche istante fa. Questa è l'inflazione italiana, però nei prossimi giorni vedremo l'inflazione in Germania e l'inflazione in Francia. E Gianluca, cercheremo di capire forse la domanda più importante, cioè i diversi membri anche del board esecutivo della BCE stanno cercando di convincerci che si tratta di un picco che è stato già raggiunto. Tu condividi questo parere o meno? Me lo ha, è più che altro un augurio, una speranza. Io non sono molto convinto, ma non perché sono convinto del contrario, ma così come quando abbiamo iniziato a discutere di questo scorso di inflazione, all'epoca si parlava della transitorietà, che adesso è stata abbandonata come idea negli Stati Uniti, io ero molto scettico sulla base di dati che dava questa convinzione, che poi era una convinzione tattica, perché ovviamente quella negli Stati Uniti era molto influenzata dalla rielezione, dalla rinomina che per fortuna c'è stata di Powell, e quindi ovviamente doveva mantenere una certa cautela nel definire l'inflazione un problema più permanente. Così come non c'erano i dati all'epoca, adesso ne abbiamo di più, però io sono molto scettico nel credere che l'inflazione si possa definire il picco già alle spalle, me lo auguro. Il problema è che al momento continuiamo ad avere delle disruption dal punto di vista del settore energetico, nonostante l'aumento della produzione da parte dell'OPEC più, quindi dell'OPEC più Russia, del petrolio. Comunque continuiamo a vedere problemi sull'approvvigionamento di energia, soprattutto gas, che comunque dipende dalla Russia, con cui c'è sempre una relazione molto complessa. Quindi sì, adesso si parla del dibattito nucleare, come con tutte le sicurezze che questo implicherebbe, che potrebbe essere riaperto come canale un'energia pulita, quindi senza entrare troppo in dettaglio, ma sicuramente non può non essere considerata. Però sono delle manovre strutturali che richiedono del tempo, l'inflazione è adesso e ora. Credere che queste possibili manovre, che io condivido, diversificare la dipendenza dal gas con energie alternative, anche eventualmente il nucleare, voglio dire, è un qualcosa di cui vedremo gli effetti nel medio-lungo periodo. L'inflazione adesso, l'inflazione, il problema che ha è che va a modificare le aspettative e il comportamento dei consumatori. Quello è il problema dell'inflazione. Assolutamente sì, giusto per capirci, tra poco andremo a parlare anche della stessa Federal Reserve stasera alle minute, una Fed molto aggressiva pre-feste, poi bisogna vedere come andrà a posizionarsi post-feste, ovviamente con questo record di nuovi contagi negli Stati Uniti, che forse non è il problema i contagi che sono con sintomi molto lievi legati all'Omicron, ma il problema è la scarsità di lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono stati cancellati veramente migliaia di voli per questo motivo, e ci sono stati anche altri problemi appunto sulla catena di distribuzione legati alla mancanza di lavoratori contagiati da Covid o persone che devono rimanere in quarantena. Dunque, per quanto concerne la BCE, a tuo avviso c'è una minima possibilità di rialzo dei tassi se questo non dovesse essere il picco inflazionistico? Allora, chiaramente la possibilità c'è, però loro al momento l'hanno esclusa, quindi diciamo manteniamo un po' di punti fermi nel dibattito. Gli Stati Uniti, la Fed ci ha fatto presente, hanno raddoppiato il pace del tapering a 30 miliardi per marzo, dovremmo finire questo, diciamo completare dovrebbe rientrare tutto quel quantitative easing diciamo collegato alla pandemia, e dovremmo avere tra i 2 e i 3 aumenti di tassi. Anche oggi ci sono state altre dichiarazioni, Kashahari, che è sempre uno dei maggiori diciamo Dav delle colombe, ha detto che mentre prima parlava di aumento dei tassi più il 2024, adesso non esclude addirittura 2 aumenti dei tassi il 2022. Oggi parla Bullard, un ex colomba diventata un po' più falco, ma comunque uno delle più grosse colombe della Fed. Quindi effettivamente loro ci stanno dando un punto di, stanno facendo sì che il mercato prezzi almeno 2 aumento dei tassi nel 2022 negli Stati Uniti. L'ECB al momento ci ha detto non è previsto aumento dei tassi. Io credo, ho paura che verranno smentiti nella loro visione che l'inflazione ha raggiunto già un picco.
mi auguro che sia così, ma se non lo dovesse essere, non credo oggi, ma sicuramente nelle prossime settimane potrebbero iniziare a paventare l'idea di un eventuale aumento dei tassi. C'è stato anche un messaggio importante con la nomina di Nagel della Bundesbank, è un ex Bank of International Settlement, quindi se viene dalla scuola di Borio, che è il capo research, che è sempre stato molto attento al rischio di bolle speculative a seguito di interventi monetari, io credo che comunque l'impostazione della Bundesbank non sarà molto diversa sotto la nuova leadership rispetto a quella di Widmann, che ribadisco era un eccellente banchiere centrale. Assolutamente sì, senza alcun dubbio. Ecco, non lo so se cambia però qualcosa con la nomina di Nagel all'interno del board. Ma come forma, come scuola, Nagel è molto vicino a quella di Widmann come economista. Ora c'è da capire il quadro politico, perché chiaramente Widmann ha rappresentato la Bundesbank in un momento di grande stabilità con la grande coalizione seguita dalla Merkel. Adesso bisogna vedere con la nuova leadership politica, che chiaramente, voglio dire, se vogliamo, io mi auguro, vorrei che le banche centrali fossero veramente indipendenti, ma in realtà non possono essere indipendenti per una serie di condizioni della situazione macro e politica di un paese che rappresentano. Poi non dimentichiamo, che la gente a volte lo dimentica, ma la maggior parte delle banche centrali sono di proprietà delle banche del paese di riferimento, intendo proprietà non per come una teoria di complotto, ma semplicemente come capitale azionario. La stessa Banca Italia è di proprietà delle banche italiane, la Fed è di proprietà delle banche americane, quindi comunque si cerca di avere un ruolo indipendente. Questo è sempre stato garantito dalla definizione molto precisa degli obiettivi, cioè il fatto che una banca centrale ha degli obiettivi precisi, cioè di stabilità del sistema finanziario, di controllo dell'aumento dei prezzi e quindi dell'inflazione, e quello americano ha anche l'obiettivo di massima occupazione. Questo garantisce un poco di indipendenza. Purtroppo negli ultimi 10 anni questa indipendenza si è un po' persa quando si è associato il ruolo delle banche centrali quasi a sostentamento del mercato finanziario, che mi auguro col 2022 iniziamo ad allontanarci da questo schema, non perché non sia un bene che ci sia un supporto al mercato finanziario, ma perché non è il lavoro delle banche centrali. Si confonde il suo ruolo e se ne perde l'indipendenza e si mette a rischio anche la credibilità delle banche centrali. Allora, intanto parliamo delle minute della Fed. Quali sono, diciamo, i punti fermi su cui bisogna focalizzarci un investitore che va a vedersi le minute stasera, investitore, giornalista, insomma? Io credo che non solo per quanto concerne il loro approccio nei confronti dei rialzi dei tassi, ma anche sulla riduzione del cosiddetto balance sheet in termini di acquisti di titoli di Stato. Ecco, che cosa ne pensi? Allora, ci sono due cose. Uno è la riduzione dell'espansione, che è il tapering, quindi il fatto che credo che non avremmo delle sorprese, perché l'avevano già abbastanza comunicato chiaramente, che loro continueranno con questo passo, con questo pace di 30 miliardi al mese, di cui 20 miliardi dei titoli governativi, 10 miliardi dei mortgage back. Questo dovrebbe portare al completamento del tapering, quindi alla non espansione per acquisti nuovi ogni mese a entro marzo. Chiaramente poi la Fed ha un rimborso, un reinvestimento di quello che ottiene dalla maturazione delle cedole sull'attuale balance sheet, che è di 8.8 trilioni, cioè non dimentichiamo, precedentemente alla crisi del 2008 il bilancio della banca della Fed era di intorno a 800 milioni. Siamo arrivati a 8.8 trilioni e io ricordo Bernanke nel 2011 che dava per scontato che la Fed entro il 2012 sarebbe ritornata sotto un trilione. Adesso abbiamo 8.8 trilioni. Da marzo questi 8.8 trilioni non aumenteranno, però quando si parla di riduzione del bilancio si parla di quantitative tightening. In quel caso l'unico esperimento che abbiamo in quella direzione è del 2018 sotto la gestione di Powell, che aveva avuto la giusta intuizione di ridurre il bilancio, dovette bloccare questa attività per la pressione all'epoca della Casa Bianca guidata da Trump, perché i mercati erano giù quasi il 10% soltanto perché la Fed stava riducendo il balance sheet, cosa che aveva già comunicato.
bisogna vedere, io mi auguro che la Fed riprenda il coraggio a due mani e rivada verso un quantitative tightening, però ancora non è stato annunciato, al momento si è parlato solo di riduzione del passo di espansione con completamento per marzo e aumento dei tassi. È probabile che se si continuava a avere aumento dei tassi e l'inflazione non dovesse aver raggiunto un picco o anche raggiunto un picco rimanesse per un certo periodo oltre il 2%, adesso siamo a più del doppio del 2% che è il target che ha la Fed, ovviamente giustificare un bilancio di 8.8 trilioni e diventa sempre più difficile. No, no, assolutamente sì, in effetti, ecco, a tuo avviso ci sarà qualche accenno sotto questo punto di vista? Non credo dai minutes che si riferiscono al meeting del 15 dicembre. Powell è molto bravo nel comunicare attraverso la press conference quello che si è discusso, quindi sorprese particolari. Il dot plot sappiamo che al momento scontra tra 2 e 3 aumento dei tassi del 2022, hanno già parlato dell'aumento del pace del tapering che è già operativo da gennaio. Io non mi aspetto grandi sorprese da Minitz. La cosa interessante è stata una rivalutazione invece di un governatore della banca Fed proprio nel periodo tra Natale e Capodanno, Oening, che era il presidente della Fed di Kansas City, che era sempre uno di quelli che dissentiva durante la gestione Bernanke soprattutto, quindi 2000, subito dopo la crisi, tra il 2008 e il 2012 particolarmente, lui dissentiva di questo continuo quantitative easing promosso in momenti di non emergenza, che è quello che è successo tra il 2012 e il 2011-2014, e sosteneva che i rischi erano che un continuo allargamento del bilancio delle banche centrali avrebbe provocato chiaramente bolle finanziarie, e lo ha detto e si è verificato, avrebbe provocato maggiori inequality, quindi diseguaglianze tra le varie classi sociali, e si è verificato, avrebbe provocato un rafforzamento e concentrazione di potere nelle prime banche del mercato finanziario, e si è verificato. Quindi è un governatore che è stato molto accusato in quel periodo come colui che dissentiva, che non aveva a cuore il bene dell'economia americana. Mohamed El Arian lo ha evidenziato in alcuni messaggi durante il Capodanno e sì, facendogli complimenti, e le ha beccate tutte. Mohamed El Arian è stato, bisogna dirlo, particolarmente critico nei confronti della Fed e la loro politica, sia nei confronti dell'inflazione che un po' in generale, diciamo, il loro comportamento negli ultimi 6-12 mesi. Non so se avrà ragione o meno, perché lui, a parte un economista, è anche un investitore. Ed è un investitore di bond, quindi di obbligazionario, non dimentichiamo, lui era il numero due di Bill Gross a PIMCO, stiamo parlando del più influente gestore di obbligazionario fino a 4-5 anni fa. Quindi voglio dire, stiamo parlando di persone che i cosiddetti bond vigilantes, cioè quando si tratta di macroeconomia o di inflazione, o il mercato obbligazionario è sempre più ricco di informazioni del mercato azionario. Se consideriamo che Mohamed El Arian era probabilmente uno dei 5, diciamo, più importanti investitori negli ultimi 20 anni nel mondo obbligazionario, io prenderei molto con attenzione e peserei con moltissima attenzione qualunque parola venga da lui o da un Bill Gross o da un Goodluck. Voglio dire, hanno anche tra l'altro sempre difeso Powell quando Powell dissentiva sotto la gestione Bernanke e Yellen, quindi perciò io sono convinto che siamo in buone mani con Powell, però saranno momenti probabilmente complessi. Assolutamente, senza alcun dubbio. Ultimissima domanda prima di lasciarci, Gianluca, rapidamente ti chiedo un parere. A parte il mercato obbligazionario, che sicuramente si sta comportando in maniera molto interessante in queste ultime giornate, il decennale USA rende l'1,64, il decennale italiano 1,22, una tua view sul mercato Forex, perché stiamo vedendo un dollaro che scende dello 0,2%, poi ovvio non è un margine importante, e un rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro e della sterlina nei confronti del dollaro. Sì, allora, sterlina confronti dollari è anche un po' figlio del fatto che la Banca d'Inghilterra è stata la prima insieme alla Norvegia a spostarsi sul, diciamo, sentiero di aumento dei tassi, anche se sono stati soltanto 15 basis point, ma è il segnale, è il signaling che la Banca d'Inghilterra ha voluto dare
è una delle più importanti comunque banche centrali, con una grandissima storia di ricerca, e quindi che la banca dell'Inghilterra si sposti su un sentiero più di aumento dei tassi è molto più significativo dei semplici 15 basis point. Quindi chiaramente un aumento dei tassi supporta il tasso di cambio, e quindi che la sterlina sia rafforzata ci sta tutto. Il dollaro esce da un anno fortissimo, quindi bisognerà un attimo capire. Io sarei molto scettico comunque a dare per scontato un indebolimento del dollaro, soprattutto se verranno confermati l'aumento dei tassi in Stati Uniti, e quindi sulla valutazione relativa rispetto all'euro ci sarà ancora un maggior carry, cioè spread positivo a vantaggio dell'area dollaro verso l'area euro. Questo comunque nel medio periodo supporta la valuta dollaro. Poi che ci possano essere dei piccoli movimenti di tasso di cambio anche giornaliero, il tasso di cambio, io ho iniziato in ricerca in tassi di cambio, il mio capo all'epoca mi diceva sempre è l'asset class in assoluto più difficile da prevedere, perché influisce qualunque variabile macro e microeconomica. Ma è ovvio che se siamo in questo ambiente dove la ECB si aspetta che l'inflazione ha già raggiunto il suo picco e quindi non prevede necessari aumento dei tassi o anche riduzione del balance sheet expansion, dall'altra parte la Fed, in cui invece è già dichiarato che non ci sarà più espansione del bilancio al netto di reinvestimenti di maturazione di cedole e addirittura aumento dei tassi, questo supporterà il dollaro fuori discussione. Grazie mille Gianluca Lubefalo, CEO QW Capital, grazie ancora per essere stato con noi, buon anno e alla prossima. Buon anno, grazie a voi, buona giornata.